Il premio Biella Letteratura e Industria ha tagliato il traguardo della 13ª edizione. I 5 finalisti sono stati presentati nella biblioteca di Città Studi Biella da Pier Ettore Pellerei, neo presidente di Città Studi. Ed ecco gli autori. Angelo Ferracuti, con Il costo della vita, storia di una tragedia operaia. Sandro Gerbi, Giovanni Enriquez, dalla Olivetti alla Zanichelli. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, Invisibile è la tua vera patria, reportage dal declino, luoghi e vite dell'industria italiana che non c'è più. Giulio Sappelli, elogio della piccola impresa. Ritanna Armeni, Lo squalo e il dinosauro, vita operaia nella Fiat di Marchionne. I 5 autori sono stati intervistati dal presidente della giuria Pier Francesco Gasparetto. La giuria ha inoltre assegnato premi speciali a Walter Barberis con Anna Cantaluppi per la Compagnia di San Paolo 1563-2013 e a Fernando Salsano con Quintino Sella, Ministro delle Finanze, le politiche per lo sviluppo e i costi dell'Unità d'Italia. Il vincitore sarà premiato il 21 novembre sempre alle 17 qui a Città Studi. Una considerazione con voi, ma non solo perché è rivolta alla giuria, perché in fondo anche voi, anche nei fatti, ma voglio dire anche in senso lato, siete i giurati del premio. Da Città Studi Biella è tutto, grazie.